Beh, intanto auguri, Grazie. Stasera l'insegnamento ufficiale si inizia, anzi si continua a lavorare perché non ci siamo mai di fatti fermati. No, non mi sono fermato neanche in questi giorni di degenza a letto, insomma, ovviamente siamo mossi con la struttura, abbiamo iniziato a sviluppare le prime attività e aprire i primi cantieri che erano già in essere, tra l'altro io ho la fortuna di ereditare un po' di interventi, di opere, quindi siamo al lavoro comunque, insomma, anche in condizioni precarie. Allora, questa sera presenterà anche la squadra, la giunta che l'affiancherà, anche se sarà un grande lavoro di squadra. Sì, io presenterò la squadra che appunto è composta da tutti i consiglieri, perché ho assegnato delle deleghe a ogni consigliere e ovviamente i due assessori che sono il vice sindaco, l'avvocato Maria Grazia Libardi, che si occuperà di valorizzazione della montagna, rete sentieristica. Noi adesso abbiamo una rete sentieristica molto importante, oltre al tema della comunicazione istituzionale che stiamo riorganizzando e che ho assegnato appunto a lei come delega. Poi l'altro assessore sarà il sindaco uscente, dottor Aldo Luomo, che avrà fondi strutturali e poi, diciamo, in particolare questi temi del benessere. Noi abbiamo intenzione di mettere in piedi un osservatorio territoriale sui temi del One Health, della salute animale e della salute in generale, perché l'obiettivo è quello di promuovere delle politiche sul territorio che aiutino questo percorso. Lei pensi al tema dell'allevamento, quanti antibiotici assorbiamo dall'utilizzo delle carni, quindi, cioè, un territorio che può fare della salute e del benessere una scelta di sviluppo e che la racconta spesso in tante iniziative, credo che deve andare un po' più a fondo su alcune tematiche. Il nostro obiettivo è di provare a creare un piccolo osservatorio su questi temi che aiuti a sviluppare politiche e aiuti anche l'amministrazione nelle attività. Presidente, il primo consiglio comunale di Cuccaro Vedere è anche per fare gli auguri a Simone Valiante, pronto a ritornare in campo in primo piano. Certo, ci vogliono innanzitutto i sindaci che mostrano questo grande amore per la comunità, poi Simone ci conosciamo da una vita e quindi è un bene che Franco Alfieri, ma anche il Presidente della provincia, sia vicino alle comunità, ai nuovi sindaci che si insediano, perché davvero ci vuole tanto lavoro, tanta passione, determinazione e coraggio per portare avanti le soluzioni ai tanti problemi. E solo l'unità del territorio può portare anche a, diciamo, a resistere rispetto alle manovre tese, manovre che sono state eventualmente affacciate dall'autonomia differenziata. Speriamo che, insomma, riusciamo a resistere e a fare il bene comune tutti quanti uniti.